oggi in compagnia di Franco Pignataro, candidato sindaco al comune di Caltagirone, con un'esperienza da ex sindaco per due mandati. Come trova la città dopo l'esperienza a Buonanno? Non solo io la trovo distrutta, la trovo nella totale incuria, la trovo nell'abbandono, la trovo demoralizzata, rassegnata. Una città che negli anni aveva l'orgoglio di una diversità che in qualche modo in Sicilia veniva rappresentata proprio perché in quell'area il comune di Caltagirone è stato sempre il comune capofila di 15 comuni, oggi di quell'esperienza di coesione territoriale purtroppo non è rimasto assolutamente nulla e chi sarà eletto sindaco dovrà ricominciare tutto da capo. Una delle problematiche più grandi è quella del dissesto finanziario che è intercorso nel 2013. C'è parziale responsabilità nella sua gestione amministrativa? Beh, guardi, il dissesto finanziario si poteva evitare attraverso i piani di rientro che hanno fatto tutti i comuni in Italia, proprio perché le difficoltà finanziarie con la riduzione dei trasferimenti dallo Stato e dalla Regione hanno messo a dura difficoltà la finanza locale. A questo aggiunge il fatto che i crediti del comune spesso non sono immediatamente esigibili perché i cittadini pagano in ritardo e Riscossione Sicilia, che è la società che ha il compito di riscuotere in maniera coatta i tributi, ha delle procedure molto lunghe. Ma qui non siamo più di fronte al dissesto, che è un capitolo chiuso, in quanto quando c'è il dissesto si mette un punto e si ricomincia dal capo. Qui siamo di fronte al fatto di essere l'unico comune in Italia, in questo momento, che da 5 anni non ha un bilancio preventivo approvato. L'ultimo bilancio approvato risale al 2011, quando io ero sindaco. Quindi perché non è stato approvato? Non è stato approvato perché vi sono dei buchi complessivi tra il 2012 e il 2013 di qualcosa come 9 milioni e mezzo di euro che non si riescono a riassorbire negli esercizi successivi e che, diciamo, neanche il commissario che a luogo era stato nominato è riuscito a risolvere la questione finanziaria. In altre parti d'Italia, se Caltagirone fosse stata in Calabria, in Campania, il Ministero dell'Interno non avrebbe consentito le elezioni perché il giudice, il sindaco che verrà eletto dovrà occuparsi dei 5 anni precedenti e dei 5 anni successivi, quindi un unico mandato dovrà assolvere a 10 anni di attività amministrativa. Quali sono le strategie che possono essere messe in campo per risolvere il problema e tornare ad una situazione di normalità? Noi durante i mesi precedenti il commissario ci aveva richiesto di far intervenire il Parlamento e siamo intervenuti con i nostri parlamentari per aggiungere al decreto Salva Roma, che consentiva ai comuni di rientrare entro 3 anni da un eventuale disavanzo, di portarlo a 5. Il Parlamento invece si è fermato a 4, ma abbiamo visto che anche quando fosse arrivato a 5 non era possibile in così breve tempo riassorbire il tutto. Quindi abbiamo già avviato dei contatti con la Commissione Bilancio di Camera e Senato per vedere di fare un provvedimento o un decreto salva Caltagirone, così come qualche anno fa fu fatto per Catania, per Roma o per altre città italiane, o comunque una norma che consente in 10-20 anni di poter spalmare questi 10 milioni di euro che di fatto rappresentano un vero e proprio buco, in quanto non si tratta di soldi che il comune deve incassare, come nel mio caso, si tratta semplicemente di entrate che non esistono. Il suo slogan è "Di nuovo c'è l'esperienza". Quali sono le novità che vuole apportare con la sua esperienza nel futuro di Caltagirone? Beh, di nuovo c'è l'esperienza perché io non ero assolutamente disponibile a ricandidarmi. C'è stato un intervento dalla segreteria nazionale del PD, oltre che degli amici di Caltagirone, che hanno ritenuto opportuno, tra virgolette, violentarmi, chiedendomi un sacrificio perché chiunque andrà a fare il sindaco dovrà essere un eroe. Quindi anche i miei competitors, i miei avversari, io ho grande stima di loro perché ovviamente stanno dimostrando coraggio. E quindi l'esperienza servirà al fatto che conosco la macchina amministrativa a menadito, la macchina amministrativa in questo momento è totalmente abbandonata a se stessa, sembra un esercito che in qualche modo dopo la guerra e i generali sono da una parte, gli ufficiali da un'altra, i soldati da un'altra ancora, quindi occorrerà rimotivare la macchina amministrativa. Di nuovo c'è l'esperienza perché i primi assessori che ho nominato sono persone al di fuori del perimetro dei partiti, non perché dentro i partiti non ci fossero persone valide, anzi forse in questo momento occorreva avvalersi di esperienze precedenti che erano consolidate e collaudate. Io ho preferito sovraccaricarmi di lavoro proprio per formare persone che non sono mai stati né consiglieri comunali né amministratori,
perché la mia è un'esperienza di transizione, il mio compito al massimo durerà 5 anni e non andrò oltre i 5 anni, e cercherò di lasciare dietro di me una classe più giovane, una classe dirigente, perché ogni comunità deve formare nel tempo il gruppo dirigente che si occupa dell'amministrazione della città. Parliamo proprio della squadra assessoriale che ha scelto, chi la affiancherà? Mi affiancherà un ex dirigente della CISL, ex dirigente perché nel momento in cui ha accettato di fare parte della mia squadra si è dimessa da tutte le cariche, una persona, mi riferisco ad Angela Tasca, che si è occupata dei forestali, delle problematiche del lavoro, che ha avuto esperienze con le famiglie in situazioni di handicap e quindi ha già in qualche modo un background di rapporti con la pubblica amministrazione, quindi non arriva completamente lontana, ha gli prerequisiti perché possa governare la città. Un secondo assessore è l'assessore che ho indicato, l'ingegnere Leocata, che per anni si è occupato di progettazione europea. I ritardi con cui la regione siciliana sta procedendo nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali è stato benefico per il comune di Caltagirone, perché in questi anni non saremmo stati capaci di esercitare un'attività progettuale, e quindi la sua esperienza nell'Agenzia di Sviluppo Integrato, che ha consentito al nostro territorio di intercettare centinaia di milioni di lire all'epoca e poi di euro, è un'esperienza preziosa. Ma la prima nomina che ho fatto è stata quella del ragioniere Amato, che è stato presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e che conosce a menadito i conti del Comune, proprio perché non ci possiamo fidare del tutto degli uffici che in questi anni hanno dimostrato di non avere la necessaria tenuta, e quindi ho preferito un tecnico che sa dove mettere le mani. Parliamo di programma, quali sono i punti chiave? I punti chiave del programma sono quelli ovviamente di rimettere in moto la macchina amministrativa, di risolvere l'aspetto finanziario, quindi approvare 5 anni di bilanci preventivi, 5 anni di bilanci consuntivi. L'altro punto importante è quello di stabilire una strategia di sviluppo per il territorio. Il Comune di Caltagirone da sempre ha esercitato una leadership territoriale. In questi anni, non lo dicono i sindaci dalla mia parte politica, lo dicono i sindaci, penso ad esempio al sindaco di Mirabella, che 20 giorni fa telefonandomi mi disse: da quando sei andato via tu il Comune di Caltagirone non ha più avuto quella funzione importante, è chiaro che siamo ognuno per i fatti propri. Tenga conto che in questo periodo il ministro Barca aveva preparato delle misure per le aree interne della Sicilia e il nostro territorio dei 15 comuni ha rischiato di perdere la coesione territoriale. La coesione territoriale è una dimensione importante per le aree interne, perché i comuni possono fare rete, gestire insieme alcuni servizi, organizzarsi in termini di dislocazione nel territorio delle varie attività che servono per lo sviluppo. Stiamo parlando di qualcosa come 33 milioni di euro, più il cofinanziamento della regione di altri 3 milioni e mezzo di euro. Ma l'aspetto importante è che io voglio creare un rapporto molto forte con la città. Il comune da solo, con i pensionamenti che ci sono stati in questi anni, non ha più la capacità di poter gestire tutto. I miei competitors parlano di acqua gestita direttamente dal comune, di spazzatura gestita direttamente dal comune. C'è un'idea dell'ente locale che deve gestire i servizi. Io ritengo invece che il comune debba essere una sorta di cabina di regia, debba essere un arbitro che vada a intersecare in maniera virtuosa il rapporto pubblico-privato. Per esempio, le strutture sportive non possono più essere gestite dal comune. È bene che vi sia un partenariato dove il comune affida le strutture sportive alle associazioni sportive, che vengono responsabilizzate nella gestione. Il comune da arbitro stabilisce i criteri con cui le associazioni devono utilizzare queste strutture. Ma io nel corso degli anni, pur essendo un piccolo comune, abbiamo fatto dei project financing, mi riferisco per esempio al parcheggio Santo Stefano, un investimento di 10 milioni di euro fatto dal privato e dalla regione siciliana, che consentirà al comune nei prossimi 25 anni di poter avere la proprietà di questo bene, ma soprattutto in questi anni dove il turismo dovrà continuare ad essere una leva di forza della nostra economia locale, di avere un parcheggio di 400 posti vicino al centro storico e quindi un po' decongestionare la situazione dei parcheggi e del traffico. Fabio Roccuzzo ha affermato ai nostri microfoni che lei e l'onorevole Ioppolo siete due facce della stessa medaglia, e che arrivato al ballottaggio non stringerà nessun accordo politico.
E guardi, io non stringerò neanche io nessun accordo politico, perché ritengo che il perimetro politico che io rappresento sia quello oltre il quale non posso andare. E quindi anche con le liste che rappresenta Fabio Roccuzzo sarebbe sbagliato, se non siamo riusciti precedentemente a raggiungere un accordo, fare un accordo da ceto politico per la spartizione di qualche poltrona. Sul piano personale, il fatto che lui mi consideri il rovescio di una medaglia tra me e Joppolo, non ho nessun problema, perché ritengo che Gino Joppolo sia una persona rispettabile, seria. Sul piano politico credo che invece ci siano notevoli differenze tra me e Joppolo. Io non ho messo tutto dentro, ho creato dei paletti per quanto riguarda la coalizione. Tutti coloro che non avevano votato la sfiducia al sindaco Buonanno non potevano entrare nel perimetro della nostra alleanza, e vadi bene, ho perso liste come quelle di Sicilia Futura di 1500-2000 voti, ho perso anche NCD, perché NCD è alleato a Roma, è alleato a Palermo sostanzialmente, ma questo perimetro fa sì che io ho un'idea della politica intesa come servizio. Mi dispiace che Fabio Roccuzzo abbia voluto personalizzare lo scontro politico, perché mi sembra la stessa vicenda di marito e moglie quando si separano. Sarebbe opportuno e risulterebbe utile non avere cadute di stile, perché quando marito e moglie si separano e ognuno parla male dell'altro, è una cosa non solo triste, ma una cosa che mette in imbarazzo tutti. Quindi a me non risulta che Roccuzzo, che è cresciuto dentro la nostra famiglia politica e che nel giro di poco tempo, circa 3-4 mesi fa, improvvisamente si è accorta che la nostra famiglia politica era quando di peggio ci potesse essere, quando invece il PD di Caltagirone si è contraddistinto per dure battaglie che ha condotto contro Lombardo, che ha condotto contro i vertici regionali del Partito Democratico. Io mi domando, in quegli anni, Roccuzzo che viaggiava facendo il consigliere provinciale, dove era?